Alcune storie sentimentali finiscono molto male. Alcune persone cercano la vendetta. Vogliono che lui o lei sentano la loro mancanza. All'inizio c'è sempre quel periodo in cui pensi costantemente a quella persona. Pensi ai ricordi del tempo trascorso insieme. E dopo la rabbia arriva il risentimento. Arrivi a prendere una decisione, ovvero di decidere di andare avanti con la tua vita o di riconquistare quella persona che senti ancora di amare. Qualunque sia la tua scelta, basta non perdere se stessi. Ricorda, mai perdere se stessi. All'inizio di una rottura, a causa dell'orgoglio e della testardaggine, nessuno di voi due prende l'iniziativa nel fare il primo passo. Utilizza un po' di il silenzio. Lascia che senta la tua mancanza. La fase nessuna chiamata è molto importante. Sarà difficile per te, perché magari sei abituato o abituata ai suoi messaggi, alle sue chiamate e alla sua presenza nella tua vita. Avrai voglia di controllarlo o controllarla. Tuttavia, adesso è necessario chiudere tutte le forme di comunicazione con lui o con lei. Cerca di usare il silenzio perché questo è un modo per farti desiderare. Dopo che hai chiuso con questa persona, se la causa della rottura è stata tua o sua, probabilmente avrai voglia di dirle ancora tante cose offensive. Ti sentirai triste e arrabbiato. Non chiamarla per scaricare tutta la tua rabbia. Non devi assolutamente cedere. In questo modo dimostrerai maturità e la stai mandando in confusione e in dubbio. Non capisce se veramente ti importa di lui o di lei oppure no. Non raccontare ai vostri amici comuni i tuoi stati d'animo. Non parlarne male di lei. Proprio non parlare di niente. I vostri amici comuni sarebbero molto curiosi della vostra situazione. Ricordati che non devi parlare assolutamente di niente. Forse tra questi amici c'è uno che va a parlare di tutto a lei o a lui per togliergli ogni dubbio. E se questa persona viene a sapere che non parli male di lei, appunto, la mandi ancora di più in confusione. E ricorda, un uomo o una donna confusi è una persona che comincia a desiderarti. Non avendo informazione su di te, comincerà a chiedersi, ma gli manco? Per quale motivo è così indifferente? Mi vuole ancora? Forse starà frequentando un altro o un'altra? Forse ho fatto uno sbaglio a rompere con lui o con lei. Sai, è una persona speciale, non voglio perderla. E boom, potrebbe rifarsi vivo o viva. Mostrale che la tua vita va avanti. La migliore vendetta è lasciare che questa persona capisca che sei ancora molto felice dopo la fine della vostra storia. Quando decidi di reagire con maturità, non cadi nella sofferenza e capisci che la tua vita è ancora meravigliosa, anche senza un uomo o una donna. Esci con gli amici, goditi le tue attività. Tieniti attivo il tuo profilo Facebook con foto e novità sulla tua vita, attività divertenti, simpatiche, eccetera. So che può sembrare difficile, ma devi assolutamente farlo per il tuo bene, anche se vuoi conquistare quella persona. Fai una trasformazione completa di te stesso o te stessa. Ad esempio, iscriviti in palestra per ottenere un corpo più tonico, più sano. Fatti un nuovo taglio di capelli, aggiorna il tuo guardaroba, crea un nuovo stile. Fai qualche cambiamento anche nella tua casa, come nuove lenzuola, sposta i mobili, porta nuova aria nella tua casa e così via. Quando il tuo o la tua ex noterà tutto questo tuo grande cambiamento,
comincerà a pensare a te e magari probabilmente penserà che è stato un errore lasciarti andare. Se per caso ti dovessi imbattere in modo casuale con questa persona, prima o poi potrebbe accadere se avete amici in comune, o vivete nella stessa città, o lavorate nello stesso posto, guardala dritta negli occhi con un grande sorriso. Le dimostrerai che sei una persona felice e positiva. Agisci in modo felice ed entusiasta della tua vita. Se cominci a parlare della vostra vita, racconta solo cose positive. Lascia che capisca che cosa ha perso. Dopo un periodo di tempo di silenzio e di trasformazione personale, casualmente, mandale un messaggio di un saluto. Parla semplicemente di cose semplici. Evita di parlare della vostra relazione e del motivo per cui è finita. Non rispondere subito al messaggio. Lascia che aspetti un giorno o qualche ora. Quando lui o lei vede che ora sei decisamente più attraente, felice e con una vita piena e interessante, tutto ciò ti renderà desiderabile ai suoi occhi. E vedrai che se non è impegnato o impegnata seriamente con un'altra persona, vorrà risentirti e rivederti. Decidi quindi di agire adesso. E se veramente sei intenzionato o intenzionata a riconquistare questa persona, clicca nel link in descrizione e ascolta l'audio gratuito di Ipnosi per riconquistare la persona che ami. Come vedrai, lo troverai caricato nel mio sito web, visto che YouTube in questo ultimo periodo sta creando problemi con le pubblicità nei miei audio. E purtroppo non posso toglierle, visto che alcune canzoni di sottofondo sono coperte da copyright. Ma appunto, visto che lo troverai caricato nel mio sito, non avrai nessun problema di pubblicità durante l'ascolto. Iscriviti inoltre al canale per altro contenuto gratuito. E racconta qui sotto nei commenti la tua esperienza o la tua storia per vedere se posso esserti di aiuto in qualche modo. Un abbraccio, a presto.